Grazie, buonasera. Come ha detto Virgilio, mi si chiama un mediatore interculturale, però io non so che cos'è. E sono sincero quando lo dico. Al corso all'università che ho frequentato 3 anni fa, facevano alla Sapienza, organizzavano un corso di mediatore interculturale, sperimentale. La definizione del mediatore è una metafora. Dicono che siamo un ponte tra due sponde culturali. Il fatto è che quando si tratta di immigrazione e dei mediatori culturali in particolare, è un grande business. Io ho partecipato qualche mese fa alla formazione di mediatori culturali destinati a essere collocati nella pubblica amministrazione. E quando mi ha chiamato Alessandra Sanella, una sociologa che era il tutor del corso che ho frequentato all'università, mi ha detto, ma ti va di fare questa esperienza? Era una prima esperienza per me, essere docente, insegnare a laureati e laureandi, non l'avevo mai fatto, non avevo mai avuto un'esperienza del genere. E ho detto sì, sì che mi va, fa però ti pagheranno poco. E ho detto vabbè, sarà comunque una bella esperienza. Vado a firmare il contratto e vedo che mi si pagava allora 38 euro. Ho detto, ma come poco? E tanto, cioè, io guadagno 7 euro all'ora nel mio lavoro. Alla fine gli ho chiesto spiegazioni, ho detto Alessandro, ma tu mi prendevi in giro quando mi dicevi che mi avrebbero pagato poco. Mi fa, quanto è scritto sul contratto? 38 euro, quasi 39 euro. Mi fa, sì, perché sei alla tua prima esperienza. Però quelli che hanno più esperienza di me prendono dei 70 euro in su per formare mediatori interculturali. Ogni anno si formano centinaia e centinaia di mediatori culturali e che non sono collocati da nessuna parte. E mi sono chiesto, ma io vado a formare mediatori per la pubblica amministrazione, perché non mi prendono a me a lavorare nella pubblica amministrazione, visto che servono i mediatori? E questo solo per mostrare come può essere un grande business il tema dell'immigrazione e tutto quello che lo circonda. Quando si parla di multiculturalismo, secondo me non c'è nessuno che lo pensa sinceramente, perché il multiculturalismo si vive ogni giorno nelle strade di Roma. Non è che si debba formare la gente a accettarsi. Si parla di scontri di culture, però non è che io cammino per strada con dietro le spalle la mia cultura. No, sono le persone che portano le culture, quindi sono le persone che si incontrano e che attraverso il dialogo, la conoscenza reciproca, stabiliscono loro che cos'è la società multiculturale, però non può venire dall'alto. E lì ancora interviene un business, soprattutto per il terzo settore. Io lavoro per una cooperativa sociale e dopo qualche anno so che il business c'è. Scusatemi il termine, però ci sono pochi a chi li frega veramente degli ospiti, degli utenti per cui sono stanziati milioni e milioni di euro ogni anno, milioni di euro che vengono dalla tasca dei cittadini italiani. Quindi è un business. La definizione del mediatore. Nessuno fino adesso, ho partecipato a un convegno 2 anni fa al San Gallicano, il convegno dei mediatori culturali insieme a tanti professori, ricercatori, tutto quanto, dopo 3 giorni non si è trovato un consenso intorno alla definizione di mediatore interculturale. Non siamo neanche iscritti all'albo professionale, quindi non so che si formano a fare ancora questi mediatori interculturali. Però volevo parlare del razzismo istituzionale. Quando
sono andato a cercare esattamente la definizione di istituzione sociale, è il complesso dei modelli, relazioni, processi e strumenti materiali su cui si fonda una data società. Io la società italiana, il mio primo impatto con l'istituzione italiana è avvenuto al paese mio, all'ambasciata italiana. E lì ci ha dato un'idea di come veniamo trattati qua in Italia. All'ambasciata non c'è una sala d'attesa, la gente aspetta fuori, c'è chi vuole chiedere il visto, va presto prima dell'alba o manda i familiari più giovani, il figlio o il cugino o chi sia a fare la fila per essere iscritto sulla lista. E c'è la guardia che esce ogni tanto per chiamare quattro persone. Entri e ci sono quattro sedie di fronte a una grande vetrata dietro la quale sono seduti gli impiegati. Insieme ai documenti che si presentano, si deve dimostrare di aver già pagato una somma di 23.000 seifa, che sono in euro 35 euro per l'assicurazione. Non ho mai capito di che assicurazione si tratta, però lo devi pagare. Poi allegato a tutti i documenti c'è un'altra somma di denaro di 41 euro per il servizio del visto. Quella somma va all'ambasciata italiana, quindi il totale per chiedere il visto, di cui non sei neanche sicuro di ottenere, devi pagare in partenza 76 euro, senza sapere se lo otterrai o meno. E questa è una prassi legale. E 76 euro possono essere il costo dell'affitto di un appartamento in Senegal. Per dirvi quanto è tanto pagare 76 euro. Mia sorella volevo venirmi a trovare quest'estate. L'anno scorso è stata qua, perché lei lavora per un'agenzia di turismo e va ogni anno in Francia a rappresentare la sua agenzia in un forum sul turismo. L'anno scorso è passata qua a Roma e è venuta a trovarci, io e mia moglie, per 4 giorni. Sono sposato con una ragazza italiana. Quest'anno è voluta venire a trovarci di nuovo, però il forum non c'è stato. E mi ha chiesto come potevo fare per venire a trovarci. Io ho detto, vabbè, visto che adesso ho la residenza, io abito in Italia da 8 anni e ho la residenza da solo un anno, ti posso mandare il certificato, un invito che verrà tradotto, verrà portato mandato all'ambasciata italiana da Dakar. E loro lo rimandano qua per fare le verifiche che ci vogliono. E poi ti chiameranno così via. Però il tempo, non ti ha più tutto il tempo per queste pratiche che sono lentissime, lunghissime. Lei mi ha detto, senti, vabbè, sai che facciamo? Visto che abbiamo dei partner a Milano, io dirò al capo dell'agenzia di Milano di mandarmi una specie di ordine di missione con tutti i documenti. Così all'ambasciata non diranno niente, mi daranno il visto e vi verrò a trovare. Voleva assistere mia moglie che ha partorito nel mese di agosto. Si è fatto mandare tutti i documenti, pagando pure i 76 euro, gli hanno rifiutato il visto. Ha chiamato il capo dell'agenzia di Milano, che gli ha detto, ma com'è possibile? Ma io ho mandato tutti i documenti, anche i documenti in più, che non mi ha chiesto, per essere sicuro che ti avrebbero dato il visto, accordato il visto. Però non è stato così. Il tipo ha chiamato all'ambasciata da Milano a Dakar e ha chiesto spiegazioni. All'ambasciata non sapevano spiegargli, cioè, motivargli il rifiuto. E poi quando ti rifiutano il visto, ti danno un foglio dove ci sono le istruzioni da seguire per fare un ricorso al TAR di Roma, di Lazio. Tu sei in Senegal, ti rifiutano il visto e se vuoi puoi fare il ricorso a Roma. È tutto legale.
Allora, l'ambasciata ha chiamato mia sorella dicendo che si doveva presentare di nuovo, perché avendo ricevuto questa pressione hanno accettato di fargli un secondo colloquio. Si è presentata, mi hanno detto no, devi ricominciare la prassi da capo, quindi altri 76 euro. E alla fine non gli hanno accordato il visto. Ed è rimasto in Senegal. Ed è una persona, mia sorella, che è autonoma finanziariamente, non ha bisogno di venire qua in vacanza. Lo dice quando è venuto l'anno scorso e mi ha detto: mamma, io sono contento di lavorare e di campare in Senegal e di poter venire una volta all'anno in Europa. Perché quando vado al paese e racconto come vivono qua i nostri compaesani, nessuno mi crede. Tu avevi ragione quando nel 2001 sei venuto la prima volta e raccontavi come si viveva qua. Cioè, è incredibile perché alla televisione non si vede. È tutto lindo in TV. Si balla, si danza, si mangia, si beve. Non ci sono problemi in Europa. I problemi li trovi quando sei di fronte alle istituzioni. Quando vieni qua in Italia a lavorare. Quindi, questo è il primo impatto con le istituzioni, prima di venire qua in Italia. Poi arrivi in Italia. In Italia ci sono le istituzioni e ci sono pure le persone che si autodefiniscono razziste o che hanno atteggiamenti razzisti. Però io preferisco affrontare le persone che le istituzioni, perché la persona è davanti a me, ci parlo, cerco di ragionare con quella persona. E tanti di quegli atteggiamenti che si definiscono razzisti non sono razzisti. Sono, come dice un giovane scrittore senegalese, imbarazzismo. L'imbarazzismo è un esempio. Ho una gatta, vado a comprare delle scatolette per i negozi stavano per chiudere, abitavo a Piazza Bologna, entro in un negozio vicino a Piazzale delle Province, saluto il signore, vado allo scaffale delle scatolette, scelgo due o tre scatolette, mi presento di nuovo. Mi presento alla cassa per pagare. Il signore prende le scatolette e mi fa: ah, hai scelto questo? Ho detto sì, ho scelto questo. Prende la scatoletta, la gira tra le sue mani e me la metto quasi in faccia dicendomi: ma questo è cibo per animale? Io mi sono messo a sudare, non sapevo che rispondere. Gli ho risposto alla fine: ma io ci faccio colazione tutti i giorni. Mi guarda, non sa che cosa dirmi. Pago e me ne vado. Cioè, è terribile, è un sentimento terribile. Come quando sono stato in vacanza in Sicilia, a Siracusa, insieme ai miei mogli. Volevo scoprire la città di Siracusa, essendo una città d'arte. Una mattina vivevamo nel centro di Ortigia, il centro storico, un'isoletta molto, molto carina. Qualcuno ci bussa verso le 9 di mattino, presto perché è in vacanza, che ha solo 10 giorni di vacanza. Apro la porta e vedo tre ragazzi che mi chiedono se avevo qualcosa da dargli. Dico: no, non ho niente da dargli. Se ne vanno, scendono le scale, guardo sul filo dove mia moglie aveva appeso il costume che gli aveva regalato, che mi ha costato quasi una giornata di lavoro, non c'era più. Entro in camera, la sveglio e gli chiedo: ma il costume da bagno dove l'hai messo ieri? L'hai messo fuori? Appena mi ha risposto di sì, sono sceso dietro questi tre ragazzi chiamandoli: ragazzi, venite. Perché ho qualcosa da dargli. Sono scappati, io sono corso dietro, ero quasi nudo, scalzo, con solo pantaloncini, e i ragazzi gridavano. La gente si affacciava dei balconi per vedere che cosa succedeva, cioè, vedere questo africano correre dietro questi ragazzi, cioè, lo dico, erano tre ragazzi rom.
alla fine si dividono. Io seguo la più grande che aveva una borsa e la prendo vicino al lungomare. E gli dico: mi ritagli, mi dai il costume? Ma io non ho un costume, e gridava aiuto, e la gente si avvicinava. Alla fine gli ho strappato la borsa, ho aperto la borsa e ho preso il costume. Mi giro e vedo una folla. Passo tra la gente e un signore di una certa età mi fa: ma che cosa è successo, figlio mio? Detto, mi avevano rubato. Ma proprio a te vanno a rubare. Cioè, io un poveraccio morto di fame che mi va a rubare. Cioè, questo non è neanche razzismo, è imbarazzismo. Io sono imbarazzato davanti a queste cose. Però quando mi trovo davanti alle istituzioni, le istituzioni che sono fatte, che sono nelle mani delle elite, quindi è un razzismo colto. Quello di cui voglio parlare. Perché sono le elite che manipolano l'immaginario collettivo. Sono loro che vi dicono: l'Italia è sicura, c'è la sicurezza, ce ne occupiamo noi. Fanno paura alla gente, anche se un motivo non c'è. Alle elite appartengono i poteri economici, i mass media, le istituzioni sociali e politiche, dai partiti allo Stato alle istituzioni europee, la classe intellettuale. E sono loro che danno visibilità o invisibilità all'altro per costruire l'immagine e la rappresentazione di noi, immigrati. Un esempio di estrema visibilità sono l'amplificazione mediatica di eventi connotati attraverso una rappresentazione sociale negativa, volta a creare una percezione collettiva di paura dell'altro. Vediamo il triste episodio del pakistano che ha sgozzato sua figlia, insomma, insieme al fratello. Ne hanno talmente parlato che persino hanno rimesso in discussione le regole per ottenere la cittadinanza. Che ci vuole un corso, che ci vuole delle regole più severe, perché uno deve meritare la cittadinanza. Ah, sono così, siamo talmente diversi, tutti ne sanno. Però quello è un individuo che ha commesso un crimine. Quanto l'italiano che ha accoltellato la sua donna, che la voleva lasciare, e l'ha buttato in un cassonetto della spazzatura. O la donna italiana che prende i suoi figli e li mette dentro la lavatrice. Che cosa è rimesso in discussione? Non è rimesso in discussione la loro cittadinanza. Sono individui simili al pakistano che ha sgozzato la sua figlia. Quindi, questo è un esempio di estrema visibilità, una visibilità esasperante. Un esempio di invisibilità è il fatto che sul piano della documentazione statistica le informazioni sugli immigrati in Italia derivano da fonti di polizia, non di ricerche, di polizia. Questo dato di fatto esprime l'inefficienza delle istituzioni che hanno a che fare con gli immigrati. Secondo le leggi ci vogliono 20 giorni per rinnovare il permesso di soggiorno. Io ho aspettato 16 mesi. Dal marzo 2004 a luglio 2005, essendo sposato con una cittadina italiana, non è che ho chiesto il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, per motivi familiari. Ho dovuto aspettare 1 anno e 6 mesi. Nel frattempo è morta mia madre, non sono potuto andare perché mi hanno chiesto il certificato di decesso. Quel documento è l'ultima cosa alla quale pensano i miei familiari se muore qualcuno. Cioè, prendere il certificato di decesso, tradurlo, portarlo all'ambasciata e poi rimandarlo qua. Avevo la scelta di andare, lasciare il mio lavoro e poi avere problemi al ritorno. Quindi non sono potuto andare per condividere quel dolore e sono rimasto in Italia. I miei familiari, i miei fratelli mi hanno detto che non c'era bisogno di venire, se dovevo
compromettere la mia situazione qua in Italia. Però arriva dopo un anno, quindi l'anno scorso, a giugno, volevo andare in Senegal, erano 4 anni che non ci andavo. Ho fatto di tutto per avere il permesso di soggiorno, gli ho ricordato le leggi. Alla questura di San Lorenzo mi conoscono, perché ogni volta che entro lì e trovo un poliziotto dietro la scrivania, quello si vuole strappare i capelli, perché non mi muovo. Arrestatemi, il dico, li prego di arrestarli, così almeno avrò voce da qualche parte, qualcuno mi sentirà. Perché non mi date il permesso di soggiorno? Guarda che lì alla questura centrale sono solo in 3 a occuparsene. Allora perché non cambiate la legge? Perché non dite che ci vogliono 10 mesi, 16 mesi per ottenere il permesso di soggiorno? La legge è ancora qua, che dice che ci vogliono 20 giorni, però non è vero un bel niente. Allora, ho deciso di andare in Senegal senza il nome del permesso di soggiorno. All'aeroporto c'era una donna poliziotta che mi fa: ma lei ha l'intenzione di ritornare? Certo, però il suo documento è scaduto. Lo so, ma lei lo sa che avrà problemi per rientrare? Non lo so. Vabbè, io gli dico comunque che al ritorno avrà problemi. Vado in Senegal il 15 di giugno, ritorno il 16 di luglio. A Fiumicino, insieme a mia moglie, ci incanaliamo in un passaggio per andare a dare i documenti e lì ci hanno già divisi. Ah no, ma lei è cittadino italiano? No, non sono cittadino italiano, quindi deve entrare dall'altra parte. E già la divisione c'è, insieme a mia moglie. Mi presento davanti al poliziotto, guarda il permesso di soggiorno, mi fa: ma questo documento è scaduto? Ho detto: sì, lo so, è scaduto. Ma lei non lo sapeva mentre lasciava il territorio italiano? Sì, lo sapevo. Però se lei guarda bene, ho fatto la domanda 16 mesi fa. Ma lei non aveva il diritto di uscire. Che mi impedisce di uscire? Mica sono italiano qua. Ho il contratto di lavoro, quindi un rapporto di lavoro in corso. Sono sposato a una cittadina italiana. Pago le tasse e non sono libero di ritornare al paese mio. Se mi volete rimandare in Senegal, rimandatemi in Senegal, però pagherete voi il biglietto. Quello si alza e va a trovare l'ufficiale, il superiore. Ritorno tutto contento e mi fa: ma lei è molto fortunato. Ho detto: sì, sì, perché ieri è uscito il decreto che permette agli stranieri che aspettano il rinnovo del permesso di soggiorno di andare al paese loro e di rientrare entro il 31 o il 30 di settembre. Questo è discriminazione. E quando sento che siamo tutti uguali, non è vero un bel niente. Prima sentivo, ascoltavo la signora che parlava dei dati, e ogni volta che si parlano sento i dati sull'Africa, i bambini che muoiono, mi vengono brividi veramente. Cioè, com'è possibile? Così tanti morti, così tanta disperazione, così tanta fame. Ma se continuiamo a questo ritmo, tra 20 anni scompaiono gli africani. Però non è così. In Senegal non c'è nessuna guerra in corso. Io non sono scappato da una guerra, né sono scappato perché avevo fame. Sono scappato perché pensavo di poter avere più opportunità qua in Europa per costruire il mio futuro in Senegal. E questa è un'opportunità che è data a tutti gli italiani. Chi vuole andare in Senegal, va in Senegal, ci prova, le cose vanno bene, rimane, se non vanno bene, ritorna al paese suo. È così che deve essere. Vi ringrazio della vostra attenzione.